artigiano Giuseppe Minuto. Qui caduto combattendo per la libertà e per l'unità il 1 agosto 1944, nel puro entusiasmo dei suoi 18 anni. Procediamo con la deposizione della corona dalle mani del sindaco Francesco Persiani. Proseguiamo con l'omaggio dei fiori dalle mani della presidente dell'ANPI di Massa, l'onorevole Elena Emma Cordoni. E con grandissimo se permettete, piacere, dobbiamo scoprire anche una targa. Scopriamo ancora un'altra targa, mi sposto. Facciamo l'omaggio con il silenzio. E adesso diamo la parola a Oliviero Dino Bigini. Io ringrazio di cuore il sindaco che ci ha permesso questa cerimonia. Storicamente vi devo ricordare che è difficile per la nostra città, ed è stato sempre difficile inaugurare le piazze intitolate a qualcuno, nominarle, perché la nostra città è fatta così, signor sindaco. Questa piazza è partita con un nome prima della guerra 15-18, un nome che non gli è mai stato dato perché la lotta, diciamo così, tra i cattolici e socialisti e liberali nella nostra città è sempre stato un frutto seminato dagli anarchici, per cui non c'erano mai andati d'accordo. Abbiamo sempre avuto la sfortuna di litigare continuamente, e quindi anche la piazza che doveva essere intitolata a un onorevole socialista Andrea Costa, voluta dal comune, finì. E finì proprio il giorno stesso che l'onorevole Costa si presentò in questa stazione, il consiglio comunale dove era aspettato, perché era stato eletto nel collegio di Massa, perché era in galera, perché i re l'hanno messo in galera come rivoluzionario, e per tirarlo fuori il collegio dei socialisti di Massa lo fece l'onorevole, per cui fu scarcerato. Quando è arrivato la piazza, i cittadini stanno ascoltando, ed è arrivato il comune, comunale, la piazza comunale, scende domani, è partito di qui in barra, invece di come è arrivato in treno. Quindi ha questa storia, parte da lontano. E i nomi quindi si sono succeduti, ma io lo spiegherò un'altra volta, signor no, perché vi hanno fatto nota, e non voglio portarvi al tempo anche perché c'è il sole. La ringrazio anche perché, questo glielo dico, lei ha rovinato una piazza, per me dico, e l'avevo lavorato, l'avevo fatto.
Cioè, dopo la guerra, quando si fece la nuova piazza, avevamo un problema di pavimentazione. Ed era una pavimentazione che cosa? Beh, costato come ha costato questa sicuramente, di marmo. Però, siccome costava troppo, allora si è ritornati ai vecchi pavimenti che si faceva al tempo dei Romani. E qui io avevo un'impresa di artigiano e quindi mi è toccato fare la piazza con i cocci, con i rifiuti delle segherie e dei laboratori, e lei me l'ha rovinato perché era venuta una bella piazza, poi è arrivato lei, ha avuto all'aria e finalmente l'ha fatta in marmo, perché a quel tempo, in mezzo alla fine della guerra, costava un po' troppo fare una piazza in marmo. Quindi io la ringrazio, anche se rimango malinconicamente non soddisfatto, perché ha rovinato la mia opera d'arte, con permesso, perché insomma io facevo l'artigiano, quindi mi era capitato il compito, che mi costò anche una interpellanza, perché essendo consigliere comunale, un consigliere del CI mi interpellò: come mai consigliere comunista lavora nella piazza della stazione e c'è un'incompatibilità? Immagini l'incompatibilità, perché io ero stato chiamato dall'imprenditore che aveva vinto l'appalto. Quindi ecco, la ringrazio, perché in effetti forse ora siamo arrivati al punto culminante, perché non dobbiamo spiegare come abbiamo fatto il monumento, perché anche il monumento al nostro caro compagno, diciassettenne, quindi coetaneo, diciamo così, fu imposto. Tra un moccolo e quell'altro il conte Gio riuscì a dire: ora se non volete che lo metto l'abile, la metto io, e se vengono qualcuno andato dal sindaco a fare le cose, ve lo mando impacchettato dietro. Grazie sindaco, grazie della cerimonia. Grazie a Oliviero Di Nobigini, e proseguiamo l'omaggio dando lettura di una lettera che è stata scritta dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Giuseppe Minuto, classe quinta cucina B, per cui ringrazio sia i ragazzi che gli educatori che hanno svolto un percorso importante sulla memoria, e la dirigente, grazie anche all'AMPI per quello che fa nelle scuole. Caro Giuseppe, fino a 2 mesi fa non comprendevamo appieno la tua decisione di arruolarti nei partigiani. E certo, aver saputo ciò che era accaduto a Forno sarà stato per te motivo di grande sgomento e di desiderio di giustizia. Ma per noi, che la libertà non ce la siamo dovuta conquistare, è stato difficile immaginare come tu abbia potuto decidere di abbandonare i progetti per il tuo futuro, di interrompere la frequenza del liceo scientifico al Collegio Navale di Venezia e di mettere a repentaglio la tua vita. Ci siamo chiesti se i tuoi genitori fossero stati d'accordo con te. Ci è sembrato strano che avessero voluto appoggiarti. Di questo abbiamo avuto conferma quando abbiamo partecipato alla conferenza in tuo ricordo che ha organizzato l'AMPI per la nostra scuola. Tuo fratello, Giuliano, ci ha raccontato della tua famiglia, dei tuoi genitori, antifascisti di origine calabrese, forse anche per questo così ostinati nel difendere le proprie idee e chiusi, soprattutto tuo padre, sopravvissuto per 2 anni in un campo di concentramento in Austria. Giuliano ci ha anche spiegato che la vostra famiglia si è spostata molto, principalmente per curare tua sorella, che soffriva di problemi al cuore, e di quanto foste uniti, e di come non siano riusciti a dissuaderti dai tuoi propositi, frutto dell'ideale di libertà che insieme condividevate. Ci ha colpito, caro Giuseppe, la tua decisione di ritornare a Massa proprio nel 1944. In quel momento i luoghi prossimi alla linea gotica, che suddivideva la parte del nord Italia dominata dai nazifascisti
dalla parte del centro-sud già liberata dagli alleati, erano i più pericolosi. Ciò nonostante ti sei arruolato nella formazione partigiana dei patrioti apuani e hai insistito per partecipare all'azione delle carceri di massa, il cui scopo era recuperare materiale per il sostegno alla resistenza. E non ti ha fermato neppure l'ordine impartitoti dal tuo superiore di farti da parte, vista la pericolosità di quella missione, che per te sarebbe stata la prima. Ora, però, capiamo la tua scelta, perché ora ci sentiamo proprio come ti sei sentito tu. Ti chiedi il perché? Te lo diciamo subito. Tu immaginerai che il mondo sia diventato migliore, e invece no. Nel 2022 è scoppiata un'altra guerra in Europa, una guerra ingiusta che sta uccidendo molte persone. E anche se noi non siamo colpiti direttamente, proviamo una sensazione di angoscia e di paura. Appena saputo della notizia, abbiamo pensato agli abitanti di quel paese. Siamo particolarmente sconvolti poiché tra di noi in classe c'è un ragazzo ucraino che purtroppo ha ancora là parte della sua famiglia. Grazie. Grazie a te, Giuseppe, e ai tuoi compagni che sono caduti per salvare la patria, ma grazie anche a quelli che sono rimasti in vita e hanno testimoniato le vicende che avete dovuto subire. Comprendiamo il valore della pace e della libertà. Noi, giovani, non dobbiamo mai dimenticare le tragedie accadute in passato. Noi capiamo che grazie a tutti i gesti, le lotte, le rivolte che sono avvenute nel passato, il nostro mondo ha acquisito più libertà. Bisogna studiare. Studiare la storia affinché non si ripetano gli stessi errori commessi da chi ci ha preceduto. A Giuseppe Minuto, 1926-1944, dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Giuseppe Minuto di Massa, classe quinta, cucina B. E adesso diamo la parola al sindaco Francesco Persiani. Buongiorno a tutti, benvenuti. Saluto naturalmente tutte le autorità civili, militari e religiose presenti. Poi ci sarà il seguito della presentazione della piazza, ma ora ci sembrava importante dedicare un momento di riflessione in questo luogo. Perché in questo luogo? Perché chi arriverà alla stazione di Massa, come è accaduto in precedenza, ma ora speriamo ancora di più, potrà subito rendersi conto di essere giunti nella città della linea gotica, nella città che ha avuto in quel periodo grandi tragedie per tutta la cittadinanza e per tutti coloro che si sono sacrificati, a cominciare dal giovane Minuto. Ringrazio l'Istituto Alberghiero, ringrazio questi ragazzi che oltre a saper cucinare bene sanno scrivere molto bene. Devo dire che questa lettera è veramente meravigliosa perché, come cita anche la targa che abbiamo voluto dedicare, è importante ricordare. E ricordare contiene il termine cordis, il cuore, quindi i ragazzi l'hanno fatto con il cuore. Grazie veramente, complimenti, qui c'è la nostra direttrice Silvia Bennati, che ringraziamo per essere presente a nome di tutto l'Istituto. C'è la consigliera Mannini, poi dopo facciamo tutte le presentazioni. Ora questo, sì, facciamo poi. Volevo anche aggiungere, ringraziare naturalmente l'AMPI, il suo presidente, il fratello Giuliano Minuto, che è qui presente, sì, Giuliano Minuto, che è venuto accanto a noi,
e la famiglia, naturalmente tutti i presenti e anche la Federazione dei Volontari per la Liberazione, che sono qui presenti, la Libertà, che sono qui presenti anche loro a rappresentanza di questo momento storico. Quindi grazie, crediamo, ecco, può darsi Presidente Vigini, sicuramente la piazza potrà piacere o no, però io credo che come sia stato ripristinato e dedicato questo monumento, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti e spero insomma voi in primis, perché penso che abbiamo dato veramente quello che giusto meritasse questa piazza, perché è una piazza che contiene un monumento importante di ricordo per tutta la nostra città e per tutto quello che è accaduto in quest'epoca. Noi vogliamo mantenere ferma la memoria, fermo il ricordo e la speranza che la pace e la libertà possano sempre trionfare anche in futuro. Grazie a tutti. Grazie maestro Figaia, grazie ai ragazzi del Palma che come sempre ci accompagnano in questi momenti importanti, grazie a tutti voi. Bene, brevemente che siamo sotto il sole, quindi voglio lasciare un po' lo spazio anche per poi così apprezzare la piazza. Innanzitutto benvenuti a tutti, saluto principalmente le autorità civili, militari e religiose che sono presenti, che ci hanno fatto l'onore di essere qui presenti con noi, seppur sabato mattina sotto una giornata molto calda, ma le ringraziamo veramente. Sarò breve, diceva Voltaire scrivendo nel suo epistolario con la moglie: ti scrivo una lettera lunga perché non ho trovato il tempo di scriverti in una breve, quindi anch'io farò quello che posso cercando di essere comunque sintetico, ma di due parole credo che per una piazza, per un importante punto della città come questo siano necessarie. Direi che abbiamo già detto qualcosa prima, poco fa, in prossimità della stele dedicata al partigiano Minuto, morto tragicamente a 18 anni nel 1944. E chiaro, questo è uno dei simboli della nostra piazza, che c'era già prima, che abbiamo voluto valorizzare proprio per dare il significato anche storico della città, di chi arriverà, dei turisti, di chi, coloro che arriveranno alla nostra massa, e spero anche che incontrino finalmente una bella piazza nuova e riqualificata. Spero che possa veramente piacere, ce l'abbiamo messa tutta. Sappiamo che le risorse non sono moltissime, ma in questo caso abbiamo potuto beneficiare di risorse provenienti dal Ministero. Risorse importanti che erano legate al bando delle periferie e che sono state raccolte dall'amministrazione che ci ha preceduto. Questo va detto perché altrimenti qualcuno potrebbe dirci che ci intestiamo meriti altrui. Noi non ci intestiamo meriti altrui, diciamo grazie a coloro che hanno ottenuto questi importanti finanziamenti, diciamo anche che
è merito anche nostro di aver potuto continuare in questo percorso, quindi utilizzando e impiegando queste risorse. E quindi a tutti un pochino di merito, a noi comunque quello di averli, credo, spesi bene nei tempi opportuni e quindi di aver completato quel percorso iniziato tanti anni fa, perché sappiamo che addirittura il bando delle periferie parte dal 2016 addirittura, quindi siamo nel 2022, siamo arrivati in fondo a un percorso. Che tipo di percorso? Ridare a Piazza 4 Novembre e Piazza della Stazione una sua dignità. È un luogo nevralgico, come dicevo prima, un luogo strategico, uno dei primi luoghi in cui si arriva ovviamente per chi giunge attraverso il treno o anche attraverso la viabilità provenendo da altre regioni, da altre province. Abbiamo voluto pensare uno spazio, poi darò la parola all'assessore Guidi che con me, insieme a tutta la giunta, insieme all'amministrazione, agli uffici, ha seguito questi lavori, che cercherà di dare anche una spiegazione architettonica del perché abbiamo costruito la piazza in questo modo. Soltanto due brevi considerazioni, che sono quelle di aver dato l'opportunità a tutti di poter frequentare questa piazza giorno e notte, in sicurezza, con una nuova illuminazione, appostando le giuste telecamere, dando la possibilità anche di trascorrere qualche ora all'interno di un bellissimo giardino che poi col tempo insomma crescerà, e abbiamo cercato di preservare al meglio anche le essenze pregiate che già esistevano, quindi cercando di non deturpare il patrimonio arboreo che era già importante, come vedete insomma qui attorno a noi delle palme secolari, cedri del Libano e quant'altro. Abbiamo voluto creare anche uno spazio di socializzazione che potrà essere utilizzato in tanti momenti della giornata anche per eventi culturali. Abbiamo voluto dare anche questo approccio acquatico anche per rinfrescare, proprio una giornata come questa ci sta bene, e quindi credo che insomma il lavoro sia stato fatto, sia un lavoro, spero insomma, che venga apprezzato da tutta la popolazione. Chiudo ringraziando naturalmente tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di quest'opera, a tutta la giunta, al settore dei lavori pubblici, alla ditta che ha realizzato, la ditta Fialdini che ha realizzato l'opera, che insomma si è prodigata, ci ha messo tanti mesi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anzi gli chiedo scusa perché sono stato veramente pressante tutte le mattine, passavo di qui a controllare se andava tutto a posto, se c'erano dei problemi, quindi gli chiedo scusa, ma insomma ho cercato di fare anch'io quello che potevo per dare il mio piccolo contributo, spero insomma di non avere fatto ecco, nulla di male. Ringrazio quindi tutti coloro, ora vorrei dare poi la parola all'assessore Guidi perché per dare questa indicazione, quindi lo ringrazio, ringrazio come ho detto tutti e spero insomma, lo dico generalmente, non sto a fare nome e cognome, ma veramente tutti siamo stati tutti dalla stessa parte. Poi darò la parola alla consigliera provinciale Irene Mannini, purtroppo il presidente della provincia Gianni Lorenzetti mi ha comunicato purtroppo di non poter essere presente per impegni concomitanti, però devo dire che ci ha lasciato in compagnia di un'ottima consigliera, quindi comunque ci ha voluto bene, quindi lo ringrazio anche a distanza. Bene, do la parola all'assessore Guidi, io vi ringrazio tanto, spero di essere stato breve, vi ringrazio per essere venuti e spero che la piazza vi piaccia. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Cercherò di darvi un po' di, insomma, di indicazioni, di farvi capire da dove siamo partiti quando insomma, in un percorso che è durato mesi abbiamo cominciato a pensare, a progettare, a ideare questa piazza che oggi vedete. La matrice diciamo, progettuale di questa piazza è fondamentalmente la visuale di questo bellissimo viale che abbiamo davanti, che è il viale Stazione. L'abbiamo voluto collegare questa matrice, questo cannocchiale, a quello che è un altro elemento fondamentale di questa piazza, che è la stazione stessa, ma la torre dell'orologio. Questi due elementi fondamentali di questo spazio sono idealmente collegati da questa fontana, che taglia e collega la piazza e collega questi due elementi importanti, questi due spazi. Una fontana, come diceva il sindaco, molto importante anche in questa giornata, che di fatto ha una funzione di collegamento ma spacca anche proprio la piazza, la spacca in due funzioni, la funzione piazza urbana che è quella che stiamo vivendo oggi e che poi vivrà durante insomma, tutto l'anno con eventi e quella che è la piazza cosiddetta giardino, una piazza giardino che abbiamo come accennato dal sindaco in cui abbiamo voluto tenere una parte della memoria storica di questa piazza, l'abbiamo fatto mediante quelle che erano alcune alberature
sane, chiaramente, quindi alcune palme che erano presenti, alcune alberature di pregio, ai quali abbiamo affiancato altre alberature, quindi abbiamo fatto una riqualificazione ambientale e una ripiantumazione di nuove piante, credo oltre 30 piante, che poi insomma cresceranno con tutto un impianto di irrigazione importante, e oltre 500 essenze, non si percepisce ma sono sparse un po' in tutta la piazza, andando a creare un giardino che è molto bello anche la sera. Vi invito veramente a visitarlo, perché oggi non si apprezza perché siamo di giorno, ma il giardino e l'intera piazza è illuminata con un sistema di LED che crea veramente un effetto molto piacevole. Un giardino veramente dove è piacevole stare, passare anche del tempo. Dicevo, questa fontana è un po' un elemento che unisce, ed è una fontana che ci riporta ad altri due elementi importanti al nostro territorio: il marmo e l'acqua. Sono due risorse importanti del nostro territorio che abbiamo voluto valorizzare con questa fontana. Una fontana che vedete ha un andamento, a volte sembra anche un po' strano, no? Insomma, col sindaco l'abbiamo studiato più volte e insomma ci siamo stati più giorni qui a vedere, perché volevamo che questo andamento, anche irregolare, rappresentasse un po' quello che sono le nostre appuane, cioè i nostri monti, il declivio dei nostri monti da cui scende appunto questa acqua. Quindi in questa piazza trovate questi elementi importanti. La sfida è stata riqualificare e dare nuove funzioni, mantenendo però alcuni elementi, quindi i parcheggi, perché comunque è un tema molto sentito, e quindi siamo riusciti a mantenere esattamente lo stesso numero di parcheggi, ma mettendo più in sicurezza, perché abbiamo diviso il trasporto pubblico, vedete il capolinea nuovo, dal trasporto privato. Abbiamo quindi migliorato sotto questo profilo la piazza, l'abbiamo fatto anche sotto il profilo, come diceva il sindaco, della sicurezza. Ci sono oltre 10 telecamere, ci sono un nuovo impianto di illuminazione. Abbiamo pensato, già che eravamo insomma a fare un intervento, di implementare ulteriormente con risorse nostre, in questo caso non dello Stato, anche quella che è la regimentazione delle acque, perché anche questo era un tema molto che c'era stato sollecitato. Abbiamo creato dove possibile tutta una serie di griglie per raccogliere le acque meteoriche. Sapete che insomma la stazione spesso in alcuni eventi si allagava. Oggi abbiamo cercato, speriamo di averlo risolto in maniera definitiva, comunque abbiamo cercato di aumentare questa sicurezza anche sotto il profilo delle acque. Credo, e chiudo perché fa veramente caldo, che abbiamo dato un benvenuto diverso e nuovo a tutti, ai cittadini che frequentano la stazione, ai pendolari che tutti i giorni quando torneranno a casa troveranno una stazione diversa, e ai turisti che la prima cosa che vedranno quando arriveranno e scenderanno dal treno sarà questa bellissima piazza. Grazie a tutti e buona giornata. Diamo ora la parola alla rappresentante della provincia, consigliera Irene Mannini. Grazie Irene. E poi ci sarà, si prepari, il rappresentante della Proloco, che colgo l'occasione per ringraziare, perché prima così per accelerare un po' il discorso ho tralasciato il fatto che comunque abbiamo cercato di concertare anche la realizzazione di questa piazza con tutto ciò che la circondava, quindi da residenti, commercianti, agli operatori dei taxi, insomma le attività commerciali, e anche alla Proloco, che chiaramente ruoterà e speriamo che possa apprezzare la piazza. Poi gli daremo la parola, grazie però. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il sindaco Francesco Persiani per l'invito e porto i saluti della provincia. Devo dire che questa piazza aveva decisamente bisogno di un restyling, e finalmente devo constatare che questa amministrazione ha messo a punto un intervento fondamentale per la nostra città. Dando ovviamente atto a chi ha a cuore l'interesse dell'intero territorio, sia dal punto di vista ovviamente del decoro, ma anche dal punto di vista della funzionalità urbanistica dell'intero territorio. Già con lo spostamento del capolinea degli autobus, insieme al rifacimento di questa città, di questa piazza, abbiamo ridato vita a un punto fondamentale. Ovviamente oltre al capolinea degli autobus ci sono anche il punto delle bici elettriche, e questo ha ridato vita a questa piazza. È un punto anche da cui poter partire per arrivare ad esempio all'orto botanico nel periodo estivo, oppure a Marina.
È decisamente un buon biglietto da visita per i numerosi visitatori e utenti del nostro territorio. Inoltre devo anche apprezzo che questo intervento ha dato valore, un valore aggiunto al monumento dedicato a Giuseppe Minuto, che prima era messo in una posizione che non gli rendeva merito, invece adesso è visibile ed apprezzabile da tutti. Quindi ringrazio ancora l'amministrazione, il sindaco Francesco Persiani, e porto ancora i saluti della provincia e grazie a tutti di essere presenti. Grazie Irene, prego. Se ci puoi portare un saluto da parte della Proloco, grazie. Buongiorno a tutti, un saluto al sindaco, agli assessori e alle autorità presenti. Vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di essere qua questa mattina in qualità di rappresentante della Proloco Stazione di Massa e di averci permesso di intervenire durante questa bella festa. È stato un gesto veramente molto apprezzato. A nome dell'associazione che rappresento e a nome dei miei colleghi commercianti ed imprenditori, tengo molto a ringraziare l'amministrazione comunale per aver realizzato e concluso la riqualificazione di questa che non è solo una piazza, ma che sarà soprattutto un luogo di aggregazione. Ho vissuto la piazza come era precedentemente, l'ho vista cambiare e posso dire finalmente oggi di essere soddisfatto di quanto è stato fatto. Ricordo la pavimentazione sconnessa, le erbacce, il degrado generale, tutto questo era terreno fertile per la microcriminalità. Come esercenti non possiamo che essere contenti di avere una piazza nuova e pulita, con telecamere di videosorveglianza e un ampio spazio che noi come Proloco e altre associazioni potremo sfruttare per eventi, manifestazioni, rendendo questo luogo di nuovo accessibile alla cittadinanza e soprattutto al viaggiatore che viene a visitare questa magnifica città. Oltre che tutti i cittadini, anche i nostri clienti ora hanno uno spazio in cui fermarsi e fare due passi. Le persone che arrivano in stazione prima avevano quasi timore ad attraversare la piazza e difficilmente raggiungevano le attività commerciali di fronte. Ora cammineranno più volentieri. Sono sicuro che sarà frequentata anche da famiglie e bambini. Io che lavoro qui di fronte ho visto nei giorni scorsi già molte persone che si fermavano a curiosare scattando delle foto, a conferma che questa mattina stiamo inaugurando una piazza bella e decorosa. Attendevamo da tanto la conclusione di questi lavori ed anche se la Proloco è nata di recente, la collaborazione e il confronto con l'amministrazione non sono mai mancati. La nostra intenzione è quella di impegnarci ad organizzare iniziative che possano attrarre gente e rendere la nuova piazza 4 novembre uno dei luoghi maggiormente vissuti della città. Grazie a tutti. Allora, credo che abbiamo mantenuto l'impegno di tenervi qui per poco tempo. Ringrazio di nuovo tutti i presenti, a cominciare da Sua Eccellenza il Vescovo di Massa Carrara, il rappresentante della Prefettura, dottor Volpe, il Questore, dottor Cavallo, il Comandante della Guardia di Finanza, dottor Di Guglielmo, il Colonnello Floris, Comandante della Cucca della Polizia Penitenziaria, rappresentanti della Capitaneria di Porto, tutti presenti, tutti insomma, gli assessori, i consiglieri comunali che sono stati qui con noi, la stampa, i giornalisti, i cittadini. I ragazzi dell'Istituto Palma che ci allieteranno per 10 minuti, un quarto d'ora, quanto volete, mentre prenderemo qualcosa da bere e da mangiare. Naturalmente di nuovo la rappresentante della provincia. Insomma, grazie a tutti, insomma, spero che sia stato un momento di festa e un momento di gioia per la città. Grazie anche al nostro Gonfalone, alla Polizia Municipale, comandante, insomma. Grazie a tutti, siete stati veramente gentili a venire qui stamattina e d'ora in poi speriamo di goderci questa bella piazza. Alle prossime allora, grazie.